Cine stronzoni nel nostro cuore, bentornati con i trailer di Black e Paco. Ah, sapete, il nostro format preferito, quello di quando non ci avevamo voglia de fan cazzo, anche perché è luglio, fa caldo, ci stiamo sciogliendo. La voglia è pochissima, siamo dei ravioli al vapore. Siamo dei fiorellini, è estate ma noi stiamo lavorando, poi ad agosto avremo un paio di settimane di ferie in cui ci leveremo dai coglioni e non ci sentirete, non sapremo dirvi per quanto, un mese, probabilmente un po' meno, vediamo. Sì, sarà abbastanza a caso, comunque stranamente quello di oggi, di trailer, non è un trailer che abbiamo buttato così un po' a cazzo perché non ci avevamo voglia, è una cosa che ci ha esaltato veramente, ci abbiamo le mutande bagnate non solo di sudore, bagnatissime, diciamo che ci siamo presi l'hype, sì, questa brutta malattia che colpisce un cinefilo su due. Pensa, e se non sei tu è il tuo amico, esatto, in questo caso tutte e due, esatto. Il film di cui il trailer del film di cui andremo a parlarvi è Il signor diavolo di Pupi Avati. Oh, un bel trailer, ragazzi. Cioè, ma al di là del trailer, Pupi Avati è tornato a fare horror. Oh, penso in realtà il video si potrebbe concludere solo dicendo questo. Pupi Avati è tornato a fare horror. Andate a vedere Pupi Avati. Parte che andate a vedere Pupi Avati un po' in generale, anche se anche quando non fa horror. Ha fatto qualche filmetto del cazzo, tipo quello con Cremonini, tipo la c'è un filmetto del cazzo, comunque piscia in testa agli altri filmetti del cazzo che facciamo solitamente. Assolutamente, qua. Ma quello che può dar fastidio di Pupi Avati è sta morale cattolicona, che c'è anche qui, perché comunque lui rimane cristianissimo, sì. E infatti ti fa un bel horror questa volta sul diavolo. Poi è sempre stato un vecchio di merda anche quando c'aveva 20 anni, perché non dovrebbe farlo adesso che è un vecchio di merda davvero. Esattamente, noi vogliamo un sacco di bene cazzo a Pupi Avati, ci piace proprio tanto. Il suo primo horror, possiamo definirlo horror, sì, anche se è più un thriller forse, però fa paura, insomma. La casa delle finestre che ridono ormai è leggenda, è un titolo che tutti dovreste aver visto, sì, tenere in casa, venerare come santa reliquia. In questo trailer fantastico abbiamo sentito quelle vibrazioni, abbiamo sentito poi tra l'altro l'horror italiano, l'atmosfera da paesino che ci ha ricordato tanto Non si servizia un paperino di Lucio Fulci, il triangolo della Mona di Tinto Brass, il triangolo della Mona, sì, da me c'è il triangolo della Mona, è tra Mantova e altre due città che non ricordo. Ma in ogni caso ci ha ricordato un'italianità. Quella a me ha ricordato il sud in un certo senso, anche se probabilmente non è ambientato nel no, sud. No, c'è la Venezia, appunto. Però sicuramente c'è proprio quel clima di italianità che manca spesso anche nei film belli che stiamo facendo ultimamente, però manca un po' quello spirito tra virgolette italiota, che in certi casi ci sta pure perché amplifica anzi quelle sensazioni che un horror in questo caso dovrebbe a parte trasmettere. Questo, a me ha ricordato anche delle sensazioni alla Mario Bava, sì, c'è del gotico, un sacco di Bava, c'è il thriller appunto alla Fulci, quello di Non si servizia un paperino, c'è sporcizia, io ci ho sentito tanto proprio, ma quell'accenno di scena che hanno fatto vedere di Autopsia, quanto Fulci c'era lì, tantissimo, mamma mia, ma anche scene in cui abbiamo visto due secondi in cui tolgono i denti, cioè, comunque Pupi Avati ci parla del maligno, speriamo lo faccia bene in quanto è un convinto cristiano, quindi può solo prendere sul serio l'argomento perché lui ci crede, quindi speriamo che ci faccia cagare sotto come ha fatto con La casa delle finestre che ridono. Io me lo ricorderò per sempre, la prima volta che ho visto il finale di quel film ci sono rimasto malissimo. Scritto da Maurizio Costanzo, tra l'altro. Che film, ragazzi. Guardate La casa delle finestre che ridono, andate a vedere. Andate a vedere Signor Diavolo, voglio dire. Minorenni che uccidono altri minorenni convinti che sono posseduti dal demonio. E non solo. Alessandro Haber e Andrea Roncato. Ne abbiamo tanti. Quindi si torna al solito discorso di Pupi Avati, comici in ruoli seri e drammatici. Tanto lui comunque lo sa, che è una cosa che ha sempre usato anche fatto. A Batantuono, per esempio, in De Sica, Regalo di Natale, Rivincita di Natale. Vabbè, ci piace Pupi Avati, andremo sicuramente a vedere questo Il signor diavolo, magari uscirà fuori un Black e Paco al cinema. Fateci sapere se voi lo andrete a vedere, fateci sapere che cosa pensate di tutto il filone horror e thriller italiano, ci sarebbe da aprire mille conversazioni, scrivetecele tutte qua. Se siete delle nostre zone, magari ditecelo se andate a vedere il film, che magari ce lo guardiamo assieme, magari facciamo un videuzzo pure assieme. Noi siamo di Saronno, Varesotto, giusto per intenderci. Se siete della zona fatecelo sapere, piacciate il video, condividetelo sui social e come al solito, ciao stronzi!